Ebbene, in questo video oggi siamo su Warframe, sempre su Xbox One. Allora, siamo già morti. Ok, siamo tornati in vita. Per me ho fatto tante cose. Ci avrò sbloccato un paio di armi. Grazie, aspettate che regolo un attimo il volume e cose varie. Ok. Allora, ho sbloccato questa specie di pistola mitraglietta, come quella là sotto, mitraglietta dice, che dopo allora c'è questa cosa che non so che sia. Ok, allora c'è uno, lo diciamo Blend. Ok, allora questo qua è, se non mi sbaglio, il... Vabbè, dobbiamo sconfiggere Vor, in poche parole. Però con quella mitraglietta tattica non sembra affatto scarsa. Ok, sono andata danni. Adesso, se non avete visto il video dell'altra volta, guardatelo, perché sono proprio di inizio, visto che vi è piaciuto, avete fatto un po' di visualizzazioni, so, ho portato un po' questo. Comunque ragazzi, ho visto che avete commentato nella vanilla, solo che adesso dovrei fare la vanilla sull'Xbox, su di Minecraft sull'Xbox, cioè la Pocket Edition, perché c'è, cioè, il problema, il computer l'ho resettato, forse non di quel mondo, caricherò il video sulla vanilla sul computer, sull'Xbox qua. Infatti abbiamo pure Minecraft qua sull'Xbox, che faremo a vanilla in un altro episodio. Allora, nel frattempo concentriamoci su questo mondo che stiamo giocando. Allora, ok, questo qua è abbastanza difficile come livello, non si spiego che si fa che cosa, però la sua piccola difficoltà c'è sempre in tutti i videogiochi, una piccola cosa. Ok, allora dov'è? Ora, se miriamo possiamo tipo saltare e voliamo. Cioè, allora ragazzi, voi vedete leggermente più scuro e più peggiore, si vuol dire più peggiore. Ok, perché non lo so, non so perché, perché sto registrando dal computer e il remoto, cioè dall'Xbox si può vedere un po' meglio, il computer un po' meno, okay, che il remoto, ma comunque non è che sia poi tantissimo male. Ok, allora qua sta andando tutto a posto da quello che sto vedendo. Ok ragazzi, adesso sto caricando un poco video, come capita capita. Sì, poi ditemi se dovrei caricare anche qualche video su Nintendo, perché come ho visto ho fatto l'unboxing, ho anche comprato la scatola quella là, vabbè, il porta Nintendo Switch, la Light, il porta Nintendo Switch Light. Solo che fare un unboxing solo per il porta Nintendo era un po' troppo corto. Perciò ho
comprato. Unboxing. Facciamo così. Ok. No, ma esplode. Dicevo. Ma esplode, ovviamente. Facciamo se non. Di non farlo. Se non di farlo. Allora però se ne moriamo qua, non è che sia proprio la cosa più bella del mondo che può capitare, morire. Voliamo, almeno credo che si vola, oppure si va all'iniziatore, non lo so, comunque molto buono volar nel cielo. Allora, là sopra, in alto, a destra, ci dovrebbe essere la scudo, quello là blu, e la vita, quella là rossa. Ok, allora, abbiamo già fatto... Ah no, ecco qua, quello là che dobbiamo spingere. The assassination trust. Ah, ragazzi, non si vede molto bene. Ah, non è che sia proprio tanto. Abbiamo già sconfitto, quindi. No, non l'abbiamo mai sconfitto. Ci vuole lo scudo lui. No, però si ricarica la vita. Anzi, siamo solo da 7 minuti già. Ok, dai. Siamo un poco male con lo scudo. Ah, qua. Ma non muore mai, cioè è immortale. Lang. Adesso cambiamo arma, la velocità delle luci. Ragazzi, io carico il video quando non ho niente da fare e mi sto annoiando. Di solito li carico più verso il venerdì, sabato, che è giorni normali con la scuola. Concianti, adesso non so dove andare. Forse basta mirare, basta saltare e mirare per fare questa specie di volo. È abbastanza forte perché cioè, forse che mi fa tipo planare. È buono perché è più difficile che lì per i nemici. Molto. Allora, c'è sotto tutto lo scudo, però no, ce lo ricarichiamo senza scudo. Allora, qua blocca. Dobbiamo hackerarlo, dobbiamo accingarlo. Non è che sia. Non è che hanno proprio le sicurezze massime per hackerarlo. Sicuro loro non hanno una VPN. Sono tutti tre tasti e gli hackeri, la porta. Comunque, allora, spero che anche questo video vi piaccia abbastanza. Allora, dobbiamo andare in tubo. Ok, abbiamo sempre la cosa di planare qua. Dobbiamo disintegrato la ventola proprio come se fosse un ring.
Wing vuol dire una piuma. Nella lingua che mi sono appena inventato. Ovviamente. Allora. Qua. Ok. Ok, bene. Vediamo un po' cosa abbiamo guadagnato. Guadagnato un sacco di soldi. Anzi, veramente sono un sacco. Noi ci possiamo comprare tutto quello che vogliamo con questi soldi. Allora, adesso vediamo un pochino, torniamo alla nostra navicella spaziale. Se volete, possiamo anche chiamarla Lobby. Non direi proprio tanto Lobby, però. Abbiamo soldi più. You've done it, Tenno. Efficienti. Vor's Ascaris is gone. You are free now. Okay, but your work has just begun. The origin system is in chaos, and it needs you, Tenno. Allora, vediamo. Siamo già comprati. Vor is just a part of the Grineer machine. And we have seen that the Corpus have begun amassing weapons of their own. It is a dangerous time. Ordis will gladly assist the operator in cutting a bloody path in whatever mission they choose. We will be at your side. There will be others too. It is time for the Tenno to return. So, what mission will you do next? Non lo so. Allora, vediamo un pochino. Questo Mac è strano. Allora, io andrei per questo. Vabbè, dai. Sì. Allora, possiamo vedere come sparo. Vediamo i danni. Allora, semi-automatico. Ok, caricatore. Danni. Moltiplicatore. Probabilità, rumore, allarmante. Sparo multiplo. Vabbè, dai. Niente male. Sì, dai. Allora poi lo potenziamo un pochino. Qua lo possiamo mettere. Non possiamo mettere niente. Vabbè, allora vediamo un pochino adesso sotto. Allora, che cos'è sto coso? Da sotto non possiamo comprare granché in realtà. Cosinai dopo questo possiamo comprarne un'altra. No. Questo vabbè, spero che possiamo fare più di tanto. Qua ci sono un tipico. Ah, ma quindi ho capito. Uno può sia pagare con quei soldi strani sia i soldi normali che non ne siano. Un bel pochi. Ora perché ne abbiamo usati. Allora, che cosa qua? Dotazione. Allora, vabbè. Possiamo personalizzarla pure. Vabbè, questo. Allora, vediamo se possiamo fare qualcos'altra cosina. Console void offline, vabbè. Allora, qua là, non so che cos'è. Creiamo questo coso qua con la nostra stampante 3D. Dopo le mod, abbiamo un sacco di mod. Aspetta ragazzi, non ho messo la mod a quel coso nuovo che abbiamo comprato. Sempre si può mettere la mod. Allora, com'era potenziamento? Ah, ci possiamo mettere un bel po' di cose. Allora, qualcosa ci possiamo mettere. Operator, my foundry system has completed a build.
solo una di capacità. Però in realtà non so se lo mettere, è tantissimo. What are you geek about? Non so se lo mettere niente. Beh, ho capito come andrà. Ah no, questo possiamo potenziarlo. Now get out there and no. Cut down the and make the lotus proud. No, qua non. Così allora le mod abbiamo. Cosa seleziona Seleziona un mod per venderlo. Ma... soldi. A me mi sembrano tutti forti. Ti ho dato dei soldi. Una trasmutazione. Ragazzi, allora vediamo un poco. Allora no. Che cos'è? Allora, completa. Ah, il premio di oro, ok, dopo. Applica 4 mod su un singolo warframe, un'arma non ancora. Potenzia qualsiasi mod al grado 2. Dobbiamo fondere fino al grado 2. Allora, dobbiamo fonderlo, da quello che ho capito. Mod, non so, fusione. Allora, vediamo il più scarso. Beh, di qua dovrebbero essere i più miei odiati. Non so dove tanto odiati, però. Trasmutazione. Fusione. Allora, come funziona? Contendo sono di più e meno. Quali sono i più e meno? Ah, questi. Grado 2. Applichiamo fusione. Ok, ce l'abbiamo al grado 2. Facciamo prima a mirare uno più forte in verità. Vabbè. Allora, adesso abbiamo fatto quella specie di missioncina. Sì, allora. Applica 4 mod su un singolo warframe o arma. Chiusa l'arsenale con il tuo orbiter. Per questa credo che sia un po' più difficile. Allora, che storie che sono non lo voglio sapere. Quindi allora vediamo un pochino. Non c'è pure cambiarla in verità. Allora, qual era la più forte? La terza. Ah, questa è la più forte. Adesso voglio un attimo se tipo mi rimetto quello di prima. Ah sì, ci posso mettere un paio di mod, ci posso mettere. Ci posso mettere nessun mod. No, uno, due, 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 ce ne sono quattro. Anzi, non so che nemmeno io che cosa sto facendo.
Ma sì, mi ha detto quello là. Allora, vediamo il rumore allegramente. Allora, impatto 7.9, vediamo quell'altro che abbiamo comprato ora. Allora, ragazzi, allora come era anteprima? Allora, impatto 13. Allora, adesso non so quella cosa là di una missione. No, capito come si fa. Cioè, non possiamo ancora farlo. Perché dopo di questo andremo verso Venere. È il giorno, notte 30 minuti. Allora, facciamo questa che siamo un poco in del giorno. Vorrei un po' provare le nostre nuove armi. Ok, non ho mai capito come si dovrebbe pilotare questa astronave strana. Allora, non so se è il livello iniziale che stiamo facendo può fare un danno strano. Non credo che l'abbiamo fatto. No, no, non credo che l'abbiamo. Almeno credo. No, credo che non l'abbiamo visto. Siamo in Giappone, in Cina. Sta musica è un poco giapponese, sembra. Non credete? Saltiamo il filmato. Detto di saltare. Allora, benvenuto all'universo. Come faccio a... Esplora il mercato delle tue esigenze. Sto cercando avventura. Io in realtà vorrei usare delle mie bellissime armi, perciò ce ne andiamo dal Cetus, perché noi dobbiamo provare armi. È difficilissimo pilotare sto coso, anche se è inutile, può anche andare da solo dove vuole andare lui. Però. Ok, allora. Facciamo una normale, tipo questo, che almeno qua abbiamo le armi, un po' quelle cose. Adesso stiamo andando dove possiamo usare almeno le nostre nuove armi. You are here on a capture mission. You must find, capture, and extract our target. Ah, questi cosi possiamo lanciare. Che adesso trova... Ah, un bel fucile a pompa questo. Bene, niente male. Questi non sono proprio tanto scarsi. Scans indicate our target is in the vicinity. Questo Find si usa più quando è più forte. Vabbè, allora non so neanche io cosa sto dicendo. Ok, allora sono i miei. Allora facciamo boom. Un boom, la cosa più forte del mondo, sti così. Queste munizioni fucile a pompa. Grazie.
Ma lo one shot il mio pompone. Il mio pomponotto. Questo coso veramente è BAM! Caso. Slang. Chiamo Slender. Questa cosa è un po' quel posto di inizio del gioco. Oh, non so come l'ho presa, se l'ho presa. Ok, morta. Che è? Ragazzi, alla fine mi faccio un poco vedere i giochi che ho venuto un poco a parte Minecraft, non so se ve l'ho detto qua, il computer l'ho dovuto resettare, sì, l'ho già detto, almeno credo che il computer l'ho dovuto resettare, perciò non ho più il mondo di Minecraft della vanilla che mi piaceva, perciò devo registrare Minecraft dal XSB. C'è una nuova vanilla, un po' di cose. L'ho già detto prima, non credo. Però vabbè, ripeterò quello, non fa mai male. La cosa più forte si shuriken, non so proprio niente, quindi chiamiamo così da noi. Allora che cosa, un buon pure da lontano, non so male da lontano, più o meno non so male, fanno meno danno da lontano. Cioè, è ovvio. Vabbè. Ok. Non ho quasi usato il punto. Cioè, non so se benissimo. Dai, diciamo, tanto abbiamo un bel po' di punti. Pure dei shurikenini abbiamo un bel po' di punti. Vabbè, dai, usiamo ora un po' quel pompone. È lì one shot sto pompone. Ecco, usiamo il nostro metodo qua. Un poco. Ah, possiamo usare questo. Bloccata la B. Tipo staroccata. Ah no, non lo possiamo fare. Grazie, allora. Shurikenini, no? Shurikenini! Ma sono fortissimi! Shurikenini pure da lontano, allora. Poi siamo un pochino di soldi. Non abbiamo fatto nessun soldi. Un soldo. Ragazzi, il video credo che può finire qui. Ah no, vi devo far vedere i giochi che io ho. Ok, allora. Cioè, proprio tutti questi giochi. Walking Dead l'ho già fatto. Cioè, su questi giochi su Xbox, ditemi quale vorrei che vi porto sul canale. E niente, il video può finire qua. E la prossima che vi posso dire, iscrivetevi e mettete like. Ciao!